Salve a tutti ragazzi, qui che vi parla è sempre Rocket e quest'oggi siamo tornati qui con la penultima parte della Soul Link, sempre in compagnia di... Crevisoris, ciao ragazzi! Mamma mia, finalmente! Finalmente è arrivato il momento della via vittoria, vero Creepy? Oggi faremo questo in particolare. Ultima parte sul canale di Rocket, esatto. Sì signori, via vittoria e poi... Nel prossimo episodio che si terrà sul mio canale batteremo la Lega. Quindi ragazzi, domani alle ore 14 non perdete l'episodio della Lega Pokémon. Non perdetelo. Esattamente, detto ciò dobbiamo fare la cattura signori miei. Esatto, chissà che ci capiterà. Attenzione. Vediamo un po'. Ah, abbiamo allenato i Pokémon fino al 51. Giusto. E a me è venuto fuori Doduo. A me un Nidoqueen, proprio adesso va a spuntare fuori il Nidoqueen. Che vita triste. Tatticissimo, cosa facciamo? Lo catturiamo lo stesso oppure io no? Io lo ammazzerei anche. Ragazzi, sentite, abbiamo il team fatto. Io direi di ammazzarlo. Non so te, Giova, ma... A casa, via. Brutto colpo pure, olè. Bye bye. E ciao, cattura per la vittoria. Proprio andata, mi dicono. Allora, qua però c'è la mia vittoria bastarda. Sì, questa generazione mi ricordo che era abbastanza un casino, insomma. Allora, praticamente, per chi non lo sapesse, lo spieghiamo velocemente. Esatto. Bisognerà portare... questi massi in determinati punti per sbloccare dei passaggi. Sì. Intanto io devo attivare il repellente però. Attivo, io ho già attivato perché sennò so già che me ne pentirò malamente di non attivarlo. Allora, stavo dicendo, come vedete in alto su quella, chiamiamola collinetta, c'è un passaggio bloccato. Esatto. Portando i massi in determinati punti, che adesso vi farò anche vedere se riusciamo. Vedete quel sorta di Bronzong per terra, ecco. Mica termini tattici del buon Creepy. Che cazzo è Luke? Cos'è quella roba? Non si è mai capito. Un bottone, così un bottone per terra, Luke. E come vedete si sblocca il passaggio, la via vittoria sarà tutta così. E quando dico esatto. Tutto intendo tutta. Intanto prendo questo strumento, ne prendo uno dei due, caramella rara. Non so te quale. Qual hai preso? Quello giù o quello su? Quello giù, quindi tu prendi quello su a sto punto. Ok, sì, dai. Poi al massimo torno indietro a prigliarmi la caramella rara. Ok, io intanto affronto la prima allenatrice. MT43 cos'è? Nei giochi originali dove penso sia Dagartigli, in quelli originali. Troia, pistola acqua, che aborto. Bella. Proprio come Dagartigli mi dicono, è sì, uguale, infatti, ugualissima. Oh, qua c'è un'allenatrice, direi di iniziare ad affrontarla. Sì ragazzi, diciamo che in questa parte cercheremo di velocizzare il meno possibile, perché comunque sì, vabbè. Sì, perché sennò viene fuori una cosa assurda. Sì, a parte che sennò se velocizziamo viene fuori tipo 5 minuti di parte più o meno. Infatti quindi... non mi sembra il caso. E anche nella prossima ovviamente con la Lega ce la guarderemo al massimo, proprio ce la guardiamo al massimo la prossima parte. Sì, bastardo ma paralizzato. Allora, questo allenatore qua mi ricordo che aveva tutti gli start nei giochi quelli originali. Ah, ma minchia, ma tu sei già l'aspe. No, ma sono ancora nella prima stanza, solo che sono al fantallenatore. Lo so, io sono appena battuto la tizia. Che dai, c'ha, allora, che c'ha un già Bruce. Vero, aveva tutti gli starter, e qua invece è un execute a caso. Da me c'è un Bruce invece, un Hitmonlee. Molto bene. Minchia, hai detto Bruce, io tipo, cazzo Luke. Quali effetti di droga hai assunto? Ragazzi, Bruce. Ah, brutta questa. Cosa c'ho? Posso? No, niente, ma ho utilizzato un Dewgong foglie lama su Pearl. Electabuzz, vecchi ricordi di vecchie Nuzlocke. Nuzlocke, anzi. Electabuzz, già, è vero, mamma mia. Che bomber che era quello. Come disse Luke, Nuzlocke. Cioè, epico fail. Zazlocke. Zazlocke. Allora. Senti, ragazzi, qui che mi parla sempre Rocket, benvenuti in questa... Zazlocke a Pokémon... Ragazzi. Se non avete visto la nostra serie, o almeno quell'inizio di serie di Pokémon Smeraldo, dovete andarla a vedere perché, raga, vengono fuori delle cheat che... Andate a recuperarla. Cioè, senza non vivete, perché... Andate assolutamente a recuperarla. Allora, intanto io sono nella seconda stanza, non so tu dove sei. Sì, qua c'è un altro problema col masso. Sì, esatto. Ce ne saranno un po', diciamo che è importante non farsi prendere troppo dal panico, se possiamo dire così. Sì, esatto, anche perché poi... sbagliate a mettere il masso, dovete salire le scale per rimetterlo a posto, poi magari lo risbagliate di nuovo, iniziate a smattare e poi non ci capite più niente, però se si va tranquilli è semplice. Tra l'altro non mi ricordo una cosa, ma in questo gioco non c'era molto se non nella via vittoria, ho detto una cavolata sì. Assurda. No, non hai detto una cavolata. Perché mi sembrate di averlo visto infatti qua sopra, oppure... C'era. Perché non essendoci le isole in questo gioco, per forza ce lo devono mettere. Perché sì, nei remake l'hanno spostato a prima isola, se non sbaglio. Esattamente. Cioè, com'era? Monte Brace? Sì, il Monte Brace, esattamente. Cioè, azzeccato in pieno. E infatti, ragazzi, okay, Moltres è qua sopra. MT-05, cosa fai? Lo catturi o lo lasci lì? Gelo pugno, MT-05, vediamo un po' da me. Papa Swag, è tuo. Io riccio il scudo, mamma mia. Beh, buono. Le belle mosse. Beh, io direi che molto se possiamo anche mandare KO proprio. Almeno dai, tanto non possiamo catturarlo. Direi che lo mandiamo KO
Sì, direi che boh, io evito anche di sfidarlo, sinceramente. Tanto. Vabbè, vediamo un po' appena. Se lo troviamo, lo mandiamo KO, dai. Ok, intanto io sto battendo un domatore in mezzo alla caverna. Ah, brutto! Cosa ti ha fatto? Un brutto colpo? No, mi ha fatto calcio in volo su Cloyster. Ah, ok, ok. Non mi ha fatto niente, però. Intanto... Insomma, non è proprio una bella cosa quando... Sì, esatto, non è proprio una bella cosa. Allora, intanto io cerco di mandare giù questo tentaclue che però mi sta facendo incazzare. Allora, macho... Grande Luke, aprilo. Mamma mia, Luke... Ragazzi, intanto la prossima parte alleneremo i Pokémon fino al 55, abbiamo pensato. Sì, infatti, perché sennò... Sennò ci fanno veramente il culo. Troppo... Cazzo, meno male che ha fallito. Ho avuto paura per un secondo, lo ammetto, ho avuto tanta paura. Allora, tanto è pieno di... Madonna, quanto è forte sto Nidoking, non riesco a buttarlo giù. No, che è successo? Piano buttalo giù. Intanto io... Continuavo a utilizzare Psiconda, mi toglieva metà vita fisso. MT17 contiene... Mille bave, minchia, sti cazzi ragazzi, proprio. Ti vedo contento. Mamma mia ragazzi, non mi vedete come sono contento, troppo tipo. Allora io sono già... Dica. Punto qua. C'era tutto quel problema lì di che dovevi buttare giù un masso che tornava qui e... Sì, devi buttare giù il masso e poi ti apre il passaggio in pratica. Esatto. Ok. Madonna, dai, alla via vittoria con un Caterpie, vergognati. Bannatelo in qualche modo dalla vita. Allora, cacciatelo. MT47 che contiene canto. Anche questa roba fa abbastanza pena, diciamo. Allora, vabbè. Io intanto passo dall'altra parte. Minchia, sto qua c'ha Zapdos in squadra. Zapdos, uno Zeus. Ok, allora. Io penso di dare la caramella rara a Dragonite, visto che si deve ancora allenare. Si deve ancora evolvere, anzi. Ok, io non l'ho presa la caramella rara. LOL. MT17. Luke, tu esattamente dove sei? Sono... Dai. Dica. Ho trovato sonnifero, niente. Sto affrontando la fanta allenatrice che si trova su quella specie di collinetta, quella roba lì, insomma. Ah, ok, adesso arrivo anch'io. Non so se l'hai vista. Adesso in pratica sono... Sì. Allora, dai. Sono al punto in cui ci sono quei due allenatori, uno di spalle, in pratica, uno da una parte e uno dall'altra. Ah, aspetta, minchia, sei avantissimo. Non so se ti mostrerò quanto vali. In pratica sono uno... Ma tu hai già spostato quel masso là, l'hai già portato tu dietro. Quel masso che bisogna spostarlo per 2 chilometri, tipo? Sì. Sì, l'ho già spostato. L'ho già spostato quel masso lì. Cazzo, qua non mi ricordo come si faceva, però. Sposti il masso, poi non prendi quelle scale che ci sono sopra. Devi andare in quella specie di collinetta, in pratica. Ok. Mamma mia, calma, Luke. Ok, ce l'ho fatta. Ce l'hai fatta? Qua c'è una MT, che cazzo, eh? Però... Sì, ce l'ho fatta. MT 17. Sdoppiatore buono. Io queste MT qua me le tengo, poi al massimo le... Esatto. Magari prima della Lega ci facciamo una piccola revisione dell'MT, magari vediamo, dai. Più che altro miglioriamo i moveset, perché sì. Magari qualche moveset fa cagare. Ah, ok, ho capito. Hai capito? Sei perfetto. Molto bene. Sì, ci sono arrivato anch'io. Allora dai, ribatto velocemente questi. Intanto il mio Zeus gli ho fatto imparare Bora perché non c'aveva mosse. Ok. Tutto frana su Drecky. No, autodistruzione, mi ho rischiato tantissimo. Troppo, tipo, allora... Ha retto, vero? Sì, ha retto Zeus, Zeus regge tutto, mi spiace. Non me lo buttate giù. Madonna, ma anche Papa su è devastante, no, ormai. Ragazzi, io pensavo che Hitmon Top e Hitmon Lee fossero... Hitmon Lee e Hitmon Chia fossero deboli, ma invece... Cavolo, mi sto ricredendo. No, guarda che... Allora, io non so il tuo, ma... Sì? Oh, la Madonna, gli switcher e gli allenatori. Sì, è vero che switchano tutti qua. Non capisco perché. Buttalo giù, ah cazzo, no, mi fa paura. Cioè dipende vabbè, male. Vabbè, io provo a fuggire però, Luke. Fuggi. Allora, dove cavolo devo passare qua? Aspetta un secondo. Perché non mi torna la situazione? Bastardo! Perché non mi torna? Ah, qua sotto si passa, ok. Mi ero spaventato per un secondo, non vedevo l'apertura. Oh cavolo, ho detto, cosa succede? Allora, il masso l'ho buttato sotto, tu? Non ancora? Allora, aspetta, perché io sono un attimo... Ok, l'ho buttato sotto anch'io, solo che mi stanno un po' mettendo in difficoltà in alcuni casi perché... Cazzo. Sì. Oh, cavolo. Ok. Ricarichiamo totem. Olè, devo buttarmi giù anch'io adesso, vero? Ti butti giù e poi ti asciugli il masso verso sinistra. Perfetto, sì, ci sono, dai. Ok, dai. Allora, forza. Io sono uscito, in pratica.
Dammi un attimo. No, tranquilli, tranquilli, sto tanto io. prendendo, Tanto io me la faccio. sto prendendo Tanto comoda. io sfido, questo allenatore qua allora. Ok, adesso devo ritornare qua sopra. Esatto, perfetto. Io sto Dovrebbe sfidando quel esserci un tizio. allenatore ancora. No, 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 non ci sono più allenatori. Il nostro fuoco ci sono gli Ah, allenatori. sono fuori anch'io, sono fuori anch'io, a posto. Io un Almeno ho saltato attimo. qualcosa. No, 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 abbiamo fatto tutto. Tutto. Manda Magneton. Io Ah, sto sfidando l'allenatore pronto. intanto. Ok, Allora. io sono fuori però. Ma questo qua continua a switchare. È impazzito, raga. Non è, cosa sta facendo? Ok, allora Kazam, via. Io ti aspetto fuori. Sì, intanto mentre che ti aspettavo ho fondato un allenatore così per farmi un po' di esperienza, diciamo. Ma cosa sta facendo questo? E nel Oh, frattempo, cosa fai tu? altopiano blu. Alto piano blu, mamma mia, ci siamo arrivati. L'obiettivo ultimo degli allenatori, sede centrale Lega Pop. Oh, Giova, un Persian mi ha fatto abisso e ha fallito. Ho avuto una santa paura. Oh, Dio. ok, sono uscito anch'io. Ragazzi, Lega Pokémon, ci siamo arrivati. Sembrava impossibile. Ma ce Aspetta, ma l'abbiamo che fatta. cazzo? Ma c'è un labirinto qua, ma perché? Ah, già è vero. Sì, l'hanno fatto con le statue invece che con con quella specie di staccionate, Aspetti, insomma. anche io mi sono perso nel labirinto, cazzo. Mamma mia, un labirinto questo qua. Molto. Ah, ma cazzo, era semplice. Molto. Ok, eccoci qua. Un puzzle complesso. Ok, ragazzi. Lega Pokémon, incredibile, ci siamo arrivati. Sembrava impossibile, ma ce l'hanno fatta. Senza perdite, fra l'altro, Senza questa mia perdite. vittoria. Ok, siamo a 11 minuti. Io direi di curarci col paio di strumenti, tipo. Già per la prossima Ok, parte. facciamo i preparativi? Va Sì, bene, io dai. mi vendo tutte le mete inutili, tanto per cominciare. Io vado di ricarica totale, prendo 20, farei un 25 ricariche totali Esatto. Allora e io. 10 pozioni max se riesco, sì, perfetto. Allora sì. E vado anche di cure totali e ne prendo una Mamma mia, quindicina. con tutti i money io ne ho 104.000 di poche dollari, insomma. Ok, Allora. il resto mi deve servire. I repellenti max li Cominciamo. vendo tutti perché tanto non mi servono più. Ok, Luke, io ho fatto i miei preparativi, sono pronto. Ci manca solo da allenare i Pokémon, Ok, sostanzialmente. alleniamo i Pokémon fino al 55 e poi affronteremo questa benedetta Lega Pokémon. Allora. Sì, Concluda quando vuole lei. Ok, mi compro solo qualche cura totale. E ragazzi, questa parte è stata l'ultima sul mio canale. Domani, come vi ho detto, andate a vedere la parte finale della Lega Pokémon sul canale di Creepy. Mamma mia, Per siamo questa. Mamma, siamo prontissimi. prontissimi. Quindi, per questa ultima parte sul mio canale, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi a entrambi i canali, lasciate un commento. E noi ci vediamo con la prossima e ultima parte da Soul Link, ragazzi. Bye bye. Bye bye.